illustra la questione pregiudiziale Dadone ed altri, numero 2, l'onorevole Federica Dieni, ne ha facoltà. Grazie Presidente, colleghi. Pietro Calamandrei, uno dei nostri padri costituenti, una volta parlò del rinvio. Egli disse: il rinvio è simbolo della vita italiana, non fare mai oggi quello che potresti fare domani. Tutti i difetti e forse tutte le virtù del costume italiano si riassumono nell'istituzione del rinvio. Ripensarci, non compromettersi, rimandare la scelta, tenere il piede in due staffe, il doppio gioco, il tempo rimedia a tutto, tira a campà. Ebbene, il rinvio è tanto importante da essere stato istituzionalizzato attraverso una legge che è ormai un appuntamento fisso per il Parlamento. C'è la legge europea, la sessione di bilancio e poi il milleproroghe. La somma massima di una legislazione bizantina che si perpetua nel cavillo, nel rimando, nella lunghissima citazione della lettera, del comma, dell'articolo, del decreto che rimanda all'altro decreto. Una selva oscura in cui è facile smarrirsi. E forse, fin dall'inizio, il proposito è questo: confondere le tracce. Perché è con una legislazione arzigogolata e complessa che si può celare ogni nefandezza. Montesquieu, che è uno dei padri del moderno Stato di diritto e non un attivista del Movimento 5 Stelle, diceva: è vero che talvolta occorre cambiare qualche legge, ma il caso è raro e quando avviene bisogna ritoccarle con mano tremante, con tanta solennità e con tante precauzioni che il popolo debba concluderne che le leggi sono veramente sante e soprattutto con tanta chiarezza che nessuno possa dire di non averle capite. Ebbene, possiamo con tutta sincerità affermare che tutte le norme contenute in questo milleproroghe sono chiare? O che sono urgenti? O che sono necessarie? O che esse rientrano in un unico disegno coerente? In tutta coscienza la risposta è no. E se la maggioranza è onesta, potrà al massimo affermare che ci troviamo davanti ad un male necessario, ma certo non potrà affermare che lo strumento del milleproroghe, e questo in particolare, rappresenti una prassi alta della nostra legislazione. Al di là di queste valutazioni di merito, vorrei esaminare la questione anche da un punto di vista tecnico. Ed è più chiaro che questo provvedimento è sbagliato non solo da un punto di vista politico, e vorrei dire morale, ma anche per ragioni legate alla sua incostituzionalità. È vero, in aula rischiamo di farci l'abitudine, ma il Movimento 5 Stelle, come dovere dell'opposizione, non può esimersi dal ribadire e dal denunciare a questo Parlamento e ai cittadini che anche questo provvedimento è gravemente viziato sotto questo profilo. Per questo, con la questione pregiudiziale in discussione, il nostro gruppo parlamentare chiede all'Aula, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento della Camera dei Deputati, di non procedere all'esame del decreto-legge 30 dicembre 2013, numero 150, recante proroga di diversi termini previsti da disposizioni legislative, per i numerosi ed evidenti elementi di incostituzionalità che esso contiene e che, data la consolidata prassi dei decreti omnibus di fine anno, sono oggi sotto gli occhi di tutti. Ancora una volta ribadiamo la nostra più ferma disapprovazione per il continuo ricorso alla proroga degli adempimenti di legge, per l'inattività della pubblica amministrazione e per la lentezza dei procedimenti amministrativi. Sì, perché il milleproroga è in sostanza un decreto legge che dietro alla sospensione, alla risoluzione di disposizioni di legge, anche molto risalenti nel tempo, nasconde l'inefficacia, l'inefficienza e la parzialità della pubblica amministrazione. O più semplicemente un esempio eclatante di come la politica italiana guardi sempre al proprio particolare, dimenticando il quadro generale. Ma ci sono anche altri elementi che ci portano a chiedere di non procedere nell'esame. Il decreto, anche se solo uno dei tanti, è palesemente incostituzionale per la totale mancanza dei requisiti di legittimità richiesti dalla Costituzione. Esso manca di specificità, omogeneità e corrispondenza al titolo, nonché di straordinaria necessità e urgenza e provvisorietà. Quanto alla specificità, il provvedimento ne appare privo, in quanto la gran parte dei suoi passaggi normativi risulta indecifrabile. Riguardo all'omogeneità, il decreto è sostanzialmente un omnibus, in cui è stato inserito di tutto perché su tutto bisogna intervenire. Le materie toccate spaziano dalle assunzioni, organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione agli interventi emergenziali, dalle infrastrutture e trasporti all'agricoltura,
dall'istruzione alla salute, dal lavoro alle politiche sociali, all'economia e finanza, dall'ambiente, chi più ne ha più ne metta, fino a toccare le più imprescrutabili profondità dello scibile umano. Che dire poi della corrispondenza al titolo? Data la sua vaghezza, è impossibile parlarne. O dobbiamo forse guardare i requisiti della straordinaria necessità e urgenza? Ormai è inveterata prassi del governo darli per scontati, trasformando così un'attività straordinaria in un'ordinaria attività di normazione e facendo confusione tra potere esecutivo e legislativo. In tal modo il governo, moltiplicando all'infinito i provvedimenti attuativi di norme vigenti non adottati o mai applicati, priva il Parlamento del suo ruolo, negando i presupposti di divisione tra poteri che dovrebbero essere alla base dello Stato di diritto. E dove sarebbe la necessità e l'urgenza? È urgente disporre la proroga della gestione commissariale per l'attuazione degli interventi di riqualificazione successivi ai terremoti risalenti al 1980-81? È urgente finanziare con 13 milioni di euro la società italiana Lavoro Spa, riducendo a copertura di questo costo il Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione? O rimandare di altri 6 mesi la dismissione della sede del MIUR, sita a Piazzale Kennedy? Seneca, nelle sue lettere a Lucillo, diceva: metti a frutto ogni minuto, sarai meno schiavo del futuro se ti impadronirai del presente. Tra un rinvio e l'altro la vita se ne va. Ebbene, cari colleghi di maggioranza e di governo, la vita di questo paese tra un rinvio e l'altro l'avete già consumata a sufficienza e le 1000 proroghe che avete avuto si sono ad una nuda e consumata. Godetevi l'ultima proroga, perché, anche se non ve ne siete accorti, la sabbia che scorre nella clessidra oggi non è più quella del paese, ma la vostra. Grazie. La ringrazio, onorevole Di Eni.